Bene, questo ragazzi è un video importantissimo per un orale, perché è la versione sintetica di tutte le quattro equazioni Maxwell, di cui poi faremo un bel cartellone. Grazie Anna. E come abbiamo visto, abbiamo parlato di quattro campi, no? Abbiamo parlato del campo elettrostatico, del campo magnetostatico, del campo elettrico indotto e del campo magnetico indotto. E adesso noi guarderemo singolarmente quanto vale il loro flusso e la loro circuitazione, che poi sono le quattro equazioni Maxwell. Da questo capiremo chi sono le loro sorgenti e guarderemo anche la forma delle loro linee, anche se tutte queste cose noi le sappiamo già. Quindi, parto facendo una tabella che coinvolge questi campi, nel senso che io adesso mi prenderò il campo elettrostatico, poi mi prenderò il campo elettrico indotto, il campo magnetostatico, poi ovviamente il campo è statico e il campo è indotto, da un sensore sono indistinguibili. Non è che tu puoi, non è che il sensore ti dice questo è statico, questo è indotto. Sono, è un campo elettrico. Però è campo magnetico indotto. Allora, guardiamo ragazzi quanto fa il flusso attraverso una superficie chiusa del campo elettrostatico. Allora, è la legge di Gauss, fa la carica interna alla superficie fratto epsilon. Poiché gli altri campi hanno delle linee che sono chiuse, non hanno flusso. Perché avendo le linee chiuse, il loro flusso è nullo. Questo, tra l'altro, ci sta dicendo una cosa, che le sorgenti di campo elettrostatico sono le cariche. Quindi metto in rosso le sorgenti dei relativi campi, ok? Quindi dalle equazioni Maxwell si capiscono tantissime cose. Le sorgenti di campo elettrostatico sono le cariche fisse o in movimento, le cariche. Poi parliamo della circuitazione. Allora, la circuitazione lungo una linea chiusa vale per il campo elettrostatico 0. Questo come conseguenza abbiamo che il campo elettrostatico è un campo conservativo. Quindi, se è conservativo, posso introdurre un potenziale ed un'energia potenziale. Gli altri, essendo appunto linee chiuse, hanno una circuitazione e quindi non sono conservativi. Allora, la circuitazione, facciamo ad esempio, la circuitazione del campo elettrico indotto abbiamo visto ieri che è meno la derivata nel tempo del flusso del campo magnetico. Allora, una cosa, questo flusso non è ovviamente calcolato rispetto ad una superficie chiusa, perché altrimenti farebbe zero. È calcolato lungo una superficie aperta, ok? Delimitata da gamma. Questo non è banale, anzi, l'ho fregato anche in una verifica, quindi sono flussi attraverso superfici aperte. Se fossero chiuse farebbero zero. Poi una cosa che noi sapevamo dalla quarta è che la circuitazione del campo magnetostatico è mu zero per la somma delle correnti concatenate. E oggi, nel video precedente, abbiamo scoperto che la circuitazione del campo magnetico indotto è più epsilon derivata, scusate, è mu per questa corrente di spostamento, che è epsilon d su dt, flusso del campo elettrico. Da qui si vedono le sorgenti degli altri campi, cioè chi è che genera un campo magnetostatico? Io lo faccio in rosso. Le correnti. Le correnti generano il mio campo magnetostatico.
Chi è che genera un campo elettrico indotto? Non il flusso del campo magnetico, ma la sua variazione. Quindi la sorgente è la variazione del flusso di campo magnetico. Chi è la sorgente del campo magnetico indotto? La variazione del flusso del campo elettrico. Quindi qui abbiamo le quattro sorgenti. E, ultima cosa, le linee, che vabbè, le sappiamo già. Allora, le linee per quanto riguarda il campo elettrostatico sono aperte. E tra l'altro, se c'è il più, sono uscenti, e se c'è il meno, sono entranti. Poi, e poi le altre sono chiuse. Ok? E il loro verso si individua dalla regola del cacciavite. Faccio una piccola differenza per quanto riguarda il campo elettrico indotto e b-indotto, così spero di essere più chiaro, nel senso che c'è una piccola differenza dettata dalla presenza di questo meno e di questo più. Cioè, e lo guardiamo subito, e finisco le, diciamo, grandi differenze. Allora, se noi abbiamo un campo magnetico che sta nel tempo aumentando, ok? Quindi il flusso del campo magnetico è in aumento, questo è campo magnetico, mi sto appoggiando a questa. C'è il meno più? C'è il meno, quindi vuol dire che se è in aumento, allora pollice verso l'alto, c'è un aumento, quindi dovrebbe creare una rotazione anti-oraria, ma con il meno il nostro campo va in direzione oraria. Quindi c'è un campo che sta, che lo faccio ad esempio in blu, che sta ruotando in verso orario ed è un campo elettrico. Faccio il corrispettivo così finisco. Se invece c'è un campo elettrico in aumento, questa cosa l'ho già fatta vedere ma voglio essere esaustivo, qui non mi sto appoggiando a questa, anzi a quale? A quella che noi abbiamo trovato oggi, cioè che la circuitazione del campo magnetico indotto fa più la derivata nel tempo del flusso del campo elettrico. Allora, qui sono in aumento, quindi il mio campo magnetico, cioè in aumento vuol dire che la direzione di riferimento sarebbe antioraria, e la è, perché c'è un più. Quindi questo campo magnetico sta girando davvero in verso antiorario. Quindi occhio alla presenza del meno e alla presenza del più, perché determina la differenza tra E e B. E come succede per il campo elettrico indotto, anche il campo magnetico indotto è fatto quindi di linee chiuse ed è sempre perpendicolare al campo elettrico, quindi è un po' obbligato ad essere una linea chiusa, ok? Che appartiene ad un piano perpendicolare alle linee di campo elettrico. Ovviamente per i più attenti questo campo, questa circuitazione era proporzionale a questa quantità, qui c'è anche mu per epsilon. Domani, o quando ci vedremo, guarderemo il fatto che mu ed epsilon sono accoppiati, per la prima volta c'è un accoppiamento elettromagnetico, e guarderemo quella quantità a cosa dà vita. Quindi ragazzi, come riusciamo a scrivere le quattro equazioni di Maxwell che voi dovrete far vedere in un orale, se ve lo chiedono? Allora, le scriviamo bene, nel senso che qui ci mettiamo il campo elettrico e qui il campo magnetico. Quando scrivo così,
Non sto più dicendo se è statico o indotto, è il campo elettrico, ok? Non si può poi distinguere dall'altro. Qui ci metto il flusso attraverso una superficie chiusa e qui ci metto la circuitazione attraverso un circuito chiuso. Allora, il campo elettrico, qual è il suo flusso? La somma delle cariche interne fratto epsilon, globalmente, no? Anche se il contributo è solo statico, perché l'indotto ha linee chiuse. Poi, il flusso di B fa zero, secco, ok? E perché sia il magnetostatico che l'indotto hanno flusso nullo. Qui viene meno dt sul flusso del campo magnetico, perché la circuitazione del campo statico è zero e poi l'altro invece è meno d su dt, e l'altro invece viene mu per la somma delle correnti concatenate più la derivata nel tempo del flusso del campo elettrico per epsilon, che lo mettiamo davanti, quindi più epsilon. Ok, e tra l'altro una cosa che a cui ho risposto a Roberta, si nota come qui mu e d sono moltiplicate tra di loro, e oggi capiamo mu e d insieme cosa creano, perché è una cosa molto importante. Allora, guardandole in faccia così, queste sono le leggi dal punto di vista dinamico. Come si fanno a scrivere leggi dal punto di vista statico? Semplicemente ponendo uguali a zero, queste derivate si ottengono quelle statiche. Non è così difficile. E ultima cosa con cui comincio l'argomento di oggi, quindi il video finisce con l'inizio del prossimo, è: io ho delle sorgenti, ok? Ma visto che se io tolgo le sorgenti, proviamo da questa equazione di Maxwell, ragazzi, a togliere le sorgenti. Cioè, tolgo la carica, nel senso che se in un sistema non c'è carica e non c'è corrente, ok? Queste diventano le equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti fisiche, cioè tolgo le cariche. Non fa tutto zero, no? Cioè, vuol dire che se mai nello spazio esiste un campo elettrico creato, ok, da una carica che poi è morta, questo campo è in grado, in qualche modo, grazie a questa terza equazione di Maxwell, di creare lo stesso, se c'è un campo, no, se c'è un campo elettrico è in grado di creare, grazie alla quarta, un campo magnetico. Ma se c'è un campo magnetico, cos'è in grado di creare? Un campo elettrico, quindi... E se c'è un campo elettrico, un campo? Quindi, anche in assenza di sorgenti che, ok, hanno dato il via alla cosa, ma poi la sorgente non c'è più, il campo elettrico variabile è in grado di creare un campo magnetico. Il campo magnetico, a sua volta, è un campo elettrico. Quindi, sono due quantità che fanno da sostegno all'altra e riescono in qualche modo a crearsi tra di loro senza più bisogno di una sorgente. Ecco, noi cominciamo adesso, dal prossimo video, da questa cosa, che è, secondo me, estremamente interessante, perché questi campi esistono anche se la sorgente è scomparsa.